Le bottigliette che vedete qui sono per rappresentare i coloranti che sono appunto nei capi fast fashion, che sono dei capi che vengono realizzati con dei materiali scadenti e che quindi costano poco al produttore, che vengono a costare poco anche alle persone che comunque comprano, e però appunto sono materiali scadenti, sfruttano persone, fanno male alla pelle e non è una buona cosa per l'ambiente, diciamo. Dalle nostre lavatrici direttamente in mare quest'acqua. Noi non lo vediamo perché ovviamente la lavatrice scarica tutto, però in realtà esce questo dai capi fast fashion, ecco. Magari spendere un po' di più per vestiti di qualità per evitare questo. Che cosa per te la scienza, Alessia? Per me la scienza è più una certezza, che se tu hai dei dubbi ti dà delle certezze, ti può anche aiutare a capire meglio le cose della vita reale, come per esempio abbiamo parlato della moda veloce. Serena, Alessia e Martina sono tre studentesse del secondo anno del MIBE, il liceo artistico musicale coreutico Misticoni Bellisario di Pescara, che questa mattina hanno preso parte alla 14ª edizione di Scienza Under 18. La manifestazione, organizzata dall'associazione Scienza Under 18 Pescara per l'Abruzzo, torna in presenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, nel parco di Villa Sabucchi a Pescara, nei giorni del 19 e 20 maggio. Protagonisti gli studenti di 10 istituti scolastici con laboratori, esperimenti, mostre e dibattiti. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio dedicato al piccolo Tommaso, il bimbo di 4 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita nel tragico incidente di Pile all'Aquila. Professoressa Carla Antonioli, coordinatrice scientifica del progetto Scienza Under 18 Pescara per l'Abruzzo. Oggi siamo molto felici perché siamo riusciti a tornare qui a Villa Sabucchi, in quello che per noi è il Parco della Scienza e dal 2008 ci accoglie, dove se fate un giro vedrete gli studenti sono protagonisti. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza fatta a scuola viene comunicata in pubblico per altri studenti e studentesse, docenti e per la cittadinanza tutta. Gianni Santilli, assessore comunale all'istruzione per il comune di Pescara, che patrocina questa manifestazione. Come si è evoluta in questi anni questa manifestazione? C'è una partecipazione in più di tante scuole che hanno aderito a questa bellissima iniziativa e che speriamo di protrarre ancora negli anni. Annalisa Michetti dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, questo evento si innesta direttamente su quella che poi sarà la notte dei ricercatori, la notte europea dei ricercatori che si terrà nel campus universitario. Ci sembrava opportuno partecipare alla giornata della scienza per promuovere la notte europea dei ricercatori 2022 che si terrà venerdì 30 settembre presso il campus di Chieti del nostro Ateneo. Il claim di quest'anno è il sapere che include, cioè vogliamo mostrare quello che i dipartimenti del nostro Ateneo fanno per promuovere il sapere.